Alla simbologia antica fanno da contrasto sullo sfondo il profilo di pali elettrici e di vecchie fabbriche abbandonate. Scenario che immerge nella contemporaneità la Madonna e il suo Sacro Cuore, figura 6. Le due immagini sottolineano la sacralità dei personaggi coronati di splendore. La luce fulgida dissolve la pittura oleosa degli anni 40. I toni sono chiari, la pittura lucente, il colore steso in modo omogeneo e il chiaroscuro che dà volume alle figure. Risulta mitigato dalla presenza di fonti di luce decise. Come Annigoni stesso affermerà nell'introduzione al testo, la luce e l'arte, il disegno, il chiaroscuro e la luce sono tutti elementi che definiscono l'opera d'arte. La luce è creata con la forma, con i volumi, con il modellato e torna a ripetere con il disegno e il chiaroscuro. Sono tutti elementi che nascono insieme e non in momenti distinti. Pietro Annigoni, La luce e l'arte, Roma, tipografica alla piramide, 1987, introduzione. Nell'opera di Castagno d'Andrea, i raggi dorati che circondano la croce attenuano i passaggi luminosi e mostrano il corpo del crocifisso in contorsione, mentre il fulgore dell'oro che avvolge la Vergine di Hayes ne rende ancora più candida la veste bianca. In questa fase la sacralità della Madonna e del Cristo, resa con forza e vitalità, a trionfare. Alla Madonna di Hayes è legato un episodio importante per la coscienza con cui Annigoni affronta le opere di arte sacra. Nella biografia An Artist's Life, egli stesso ricorda come rimase toccato nel vedere un'anziana signora inginocchiarsi e pregare davanti alla sua grande opera. In quel momento la mia nostalgia della fede, come io l'ho già chiamata, era così intensa che io sentii contro ogni evidenza della mia vita che io in qualche modo, in qualche momento, qualche volta ero stato religioso, forse era solo un senso di colpa, ma mi rese consapevole della responsabilità che avevo quando mi impegnavo in questi tipi di lavori. Oggi, 1977, quando la cosa più importante della mia vita come artista è realizzare affreschi religiosi, io sono più che mai conscio di questa responsabilità che è lontana da essere un fardello e una fonte di grande gioia. Oltre a ciò, io sento di entrare in rapporto con molte persone, come l'anziana signore Hayes, come l'anziana signora Hayes, che vide la mia opera in chiesa e forse venne un poco aiutata da questa.